Bentrovati nel nostro salotto di Vivere Snella con la direttrice di Vivere Snella Medica, Lorena Marseglia. Buonasera Lorena, buonasera. Bentornata. Grazie. Diamole il benvenuto anche al nostro ospite di questa sera che è Luciano De Idda. Buonasera e bentrovato. Buonasera, grazie. Lo ripetiamo ancora, come ormai da tanti anni, Vivere Snella è il miglior metodo di dimagrimento presente sul mercato, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, consente di perdere chili e di mantenere il peso forma nel tempo, quindi di garantisce una vera e propria salute per la vita e consente appunto alle persone in sovrappeso di ritrovare quella che è la forma fisica. Non si avvale delle classiche diete ipocaloriche che spesso troviamo ovunque, ma di uno studio molto particolareggiato su quello che è il nostro metabolismo, quindi è uno studio che viene fatto ad ogni individuo, è così Lorena? Sì, lo studio metabolico dei cibi è stato ideato dal dottor Ramaciotti, che lavorò 18 anni all'Istituto Dietologico Italiano a Milano, e lui ha capito quanto se un intestino è gocciolante può creare un blocco metabolico e le persone magari ingrassano banalmente per delle zucchine lesse. E nei 18 anni che io dirigo questa azienda ne ho viste di tutti i colori. Su YouTube, digitando il canale Vivere Snella, potreste sentire da chi addirittura ingrassava rimettendo l'aceto di 2 kg, a chi con le zucchine lesse davvero 900 grammi il giorno dopo, a chi quando le mischia le verdure o comunque spesso può essere il lattosio o i lieviti. Uno magari fa una vita di sacrifici come Loredana, no? 40 anni di corse anche in centri che magari possono assomigliare al nostro, ma che non lo sono, dietologi, psicologi, e poi bastava venire da noi finalmente, insomma, dopo 40 anni di incubo è riuscita a dimagrire ed è entusiasta, così come Luciano. Certo, insomma. Luciano è appunto qua per testimoniare la sua esperienza soddisfacente a Vivere Snella. Lei è riuscito a perdere 24 kg in soli 6 mesi. Sì, ho cominciato a maggio, il mio obiettivo era di metterci almeno un anno, mi bastava perderne 20 di chili, tornare diciamo sui 75, ci ho messo 6 mesi e ne ho persi anche di più di quando quelli che speravo. Quando è che sei venuto? Un paio d'anni fa? Nel 2014 ho iniziato. Caspita, 3 anni fa, quindi. E più di un anno adesso che non frequente, mi sono conservato uguale. Tra l'altro lei ha iniziato, diceva, circondato un po' dallo scetticismo dei suoi familiari. Esatto, mia moglie ci credeva poco, mia figlia che lavora nel fitness ci credeva ancora meno. Mi dice, tu sei abituata a mangiare tanto, non ce la fai, non ce la fai. Ho detto, io se mi impegno ce la faccio. Ma ti voglio vedere mangiare poco prosciutto, senza pane. Ho detto, se mi dicono di farlo, lo faccio. Però specifichiamo che noi non diamo limitazione al cibo. No, limitazione non ce n'era. Ero io però che mi controllavo perché ero abituato a farmi a mezzogiorno la pasta asciutta e poi mangiarmi 2 panini pieni di prosciutto, magari con dentro anche il formaggio. E poi una bella cofana di frutta. Essendo solo in casa, mezzogiorno mangiavo tutto quello che mi capitava. Sappiate una cosa che è importante, il grasso chiama cibo. Quindi mano a mano che io dimagrisco è quasi una cosa fisiologica il fatto che anche una fame spasmodica, quando uno dice no io non ci vado tanto è impossibile, no, sia il dimagrire, quindi ridurre il pannicolo adiposo, che l'effetto degli infrarossi vi porteranno A, ad un ringiovanimento del vostro metabolismo, B, ad avere una fame normale, cioè mangio alla sazietà, però ovvio, un piattone di pasta, 2 panini col prosciutto e il formaggio, una cofana di frutta, è ovvio che è un abuso, è un'alimentazione scorretta. E da noi è riuscito a dimagrire, Luciano, senza grandi sacrifici,
Tra l'altro in 6 mesi è da oltre, voglio dire, 2 anni e mezzo, 2 anni che mantiene perfettamente il peso, e questo è proprio l'effetto dello studio metabolico dei cibi, che non devi pesare nulla, ma che va a studiare l'interazione degli alimenti a livello intestinale. Ecco, lei c'era qualche cibo che era meglio non mangiasse? No, a dire la verità. L'unica cosa che a me personalmente creava molti liquidi è l'insalata, la lattuga. Mi hanno consigliato di evitare la lattuga, mangio la rucola, le carote, basta. Infatti, Lorena, lo diciamo sempre, ci sono dei cibi che sono apparentemente Sì. insospettabili, ma che in realtà ad alcune persone non fanno Sì, per niente bene. la dieta metabolica oramai è conosciutissima in internet, noi abbiamo fatto il libro Siamo grassi nel cervello, non va a guardare le calorie perché non è quella la strada, non è quella la strada, ognuno di noi è una macchina a sé e può essere che siccome siamo abitudinari, mangiamo sempre le stesse cose, dopo un po' i nostri villi intestinali non le metabolizzano più, oppure non ha un enzima che si chiama cellulase e la troppa cellulosa riveste il lobo del cibo, anziché eliminarlo, alla fine uno lo trattiene, gli si fermenta e quindi assimila. Certo, poi Lorena possiamo anche dire che le diete ipocaloriche sono dannose perché consentono al nostro metabolismo di rallentare e questo non va bene. Diciamo dire dannose è un termine secondo me improprio. Sicuramente hanno l'effetto borderline, cioè torna indietro. Se io voglio dimagrire e utilizzo anfetamine e vado a fare la deviazione dell'intestino, il bendaggio gastrico, lì vado a fare una forzatura inserendo meno calorie, ma il corpo dopo un po' si abitua, quindi si rende conto che scende meno cibo e lui cosa fa? Benissimo, per una questione di auto, come posso dire, protezione, brucia di meno. Può bastare poi una mangiata, può bastare uscire con gli amici e da lì ricomincio 2 chili, 1 chilo e via via riprendo. Da noi tutti i casi, hai visto oramai quanti anni? Tanti anni, Tornano tante anche dopo 2 anni persone. dal trattamento e mantengono perfettamente il peso, e per noi è una gioia infinita, insomma. Signor Luciano, quindi Dica. lei è entrato in questi centri di Vivere Snella, che cosa è successo? Ci racconti un po' la sua esperienza? Allora, ho fatto l'incontro con la dottoressa Miriam. Mi è piaciuto tutto quello che mi ha detto perché mi hanno spiegato subito in partenza cosa avrei fatto, che si partiva con 5 giorni che erano, diciamo, leggermente drastici. Poi, mano a mano, in base ai vari controlli periodici, mi avrebbero incrementato Però periodicamente i il mangiare. 5 giorni vanno ad eliminare 2 alimenti, proprio la cellulosa e i lieviti, però ti fanno mangiare a sazietà, cioè adori i grassi, per 5 giorni andiamo a dare la 380 al metabolismo. Certo, sono drastici perché andiamo a togliere 2 alimenti cardini. Ma il fatto che dopo 5 giorni ci sono persone che si pesano, hanno perso 4 kg, ti fa sgranare gli occhi. La media è di 2 kg Esatto. perché è detossina, perché drena, però è aver dato la scossa al metabolismo. Dopodiché c'è un test delle urine e lì le dottoresse invece cominciano a reinserire tutto. E probabilmente come lo reinseriscono? Questa dieta dei 5 giorni che il dottor Ramaciotti è stato un mito, un genio nel brevettarla anche con 5 tipi di verdure, quindi è fatta a livello molecolare in un certo modo, comunque a me non mi ha mai fatto fallire un caso, a meno che ho la bulimica che ha proprio talmente tanti dispiaceri e non riesce a collaborare, vabbè, allora sarebbe un falso dire di no. Ma di media Luciano. abbiamo dei risultati eccezionali. Luciano, poche privazioni o quasi nulle. Quasi nulla, praticamente, alla fine. Però si impara quello che si dice appunto un corretto stile di vita, una buona Esatto, educazione alimentare che poi viene mantenuta nel tempo, un sì, bagaglio ma che una persona acquisisce e che si porta per tutta la esatto. vita. Perché lei diceva che quest'estate sua figlia, appunto, che era la scettica, Sì. l'ha vista al mare in costume e si è stupita. Si è stupita addirittura, mi fa, ma c'hanno un Facebook loro, perché io guarda, devo scriverglielo perché era qualche anno che non veniva in vacanza con noi, quindi in costume lei non mi ha mai visto.
Poi abitando da sola. Certo. Lorena, quando si perdono tanti chili anche in Sì. poco tempo, c'è la credenza che dice appunto che magari si riacquistano anche velocemente, però Di c'è anche media è così, non è l'idea una che il credenza. fisico, a livello estetico possa, così non avere, delle belle caratteristiche, perché comunque perdere Certo. peso intanto in poco tempo, può, nuocere Allora, appunto io ho alla visto tanti muscolatura. casi di persone che magari col bendaggio gastrico, con le anfetamine, con questi dimagrimenti fatti male, hanno una pelle completamente indescrivibile, cioè rovinata, e quindi forse da un lato, insomma, uno deve pensarci 20 volte prima di andare a fare un intervento. Da noi dimagrendo in orizzontale la pelle riesce ad asciugarsi, e poi anche la tecnologia dell'ozono e il fatto che l'infrarosso penetra in profondità e va ad agire proprio nella lipolisi dei grassi, però la pelle se la tratti entro le 24 ore si restringe, è elastica. E se lei, se voi andate sul sito, su YouTube, non c'è una persona che ha smagliature. Noi siamo riusciti addirittura a recuperare prolassi addominali. Guardiamo il caso di Igor Profumo, anche lui ha perso 35 kg in 6 mesi, aveva un prolasso addominale gravissimo, la pelle è rientrata tutta, neanche avesse fatto un'addominoplastica. Potete andare a vedere Perretta Manuela nel dimagrimento donna, anche lei un corpo completamente malato, grassi nelle braccia, obesità circolatoria, prolasso addominale, su di lei abbiamo lavorato un anno, perché se andate a vedere quel caso è davvero esagerato come era, tra l'altro giovane, ma addirittura rischiava di dover prendere la pastiglia per la pressione, e c'è stata una metamorfosi che dà dell'incredibile. Quindi quando uno vuole dimagrire tutelando soprattutto quello che è un patrimonio che è la pelle, sicuramente deve affidarsi a delle tecnologie come le nostre, che abbiamo gli infrarossi, il laser, l'ozonoterapia, l'onda d'urto, la crio, quindi io Sono 16 dico metodologie sì. d'avanguardia che non hanno, lo ricordiamo in ogni puntata, nessun effetto No, collaterale. assolutamente, anche perché tutto il nostro metodica e supervisionata dai nostri dottori e direttore sanitario, quindi c'è sempre una massima attenzione. Ma l'infrarosso, ricordiamolo sempre, lo troviamo nelle incubatrici dei neonati, quindi semmai dovessero avere degli effetti collaterali, figuriamoci se potrebbero usarlo. Fanno bene ai dolori, all'osteoporosi, all'artrosi, alla fibromialgia. No, sono un metodo che funzionano, insomma, tutti i nostri casi mantengono il peso e sono felici di venire a perdere le loro giornate gratuitamente. Io non posso altro che ringraziarli tutta la vita, ma lo fanno probabilmente perché vogliono A, ringraziarci, che siamo stati seri, Senz'altro. e B, dare fiducia a delle persone che magari dall'altra parte dello schermo rimangono sempre scettiche, sempre chiuse. Anzi, fate come ha fatto Luciano, se i vostri cari non vi danno il là, voi fatelo, prendete in mano la vostra vita, perché io dico, quando abbiamo un problema si può risolvere. Alla fine con 60-100 euro al mese, se volete la cura, ve la pagate. Andare da una nutrizionista, mediamente ce ne vogliono, se appena appena ho una certa esperienza, almeno 130, e vi seguono una volta al mese. Noi siamo lì almeno 10 volte al mese a darvi un servizio, è ovvio che cambia completamente. Avete gli infrarossi o tutta l'equipe, tra laser e tutto. Dei motivatori, perché per dimagrire ci vuole la persona che ti dice basta, da adesso ce la puoi fare, noi siamo seri, ti diamo il metodo, tu seguici. E poi non ce n'è, lo studio metabolico dei cibi è proprio l'alternativa. E poi un'equipe di grandi professionisti, Lorena. Sì, fisioterapisti, nutrizioniste che hanno fatto diversi master, chi in America, chi al centro tumorale, quindi da noi vengono molte persone colpite dal tumore anche solo per avere un'alimentazione che possa aiutarli a combatterlo e a non nutrirlo, perché è fondamentale. Personal trainer, no, sicuramente siamo in 30, siamo 5 centri, adesso abbiamo aperto anche Corso Venezia 8 e Quadronno 34, che sono le due sedi che abbiamo rilevato dall'asta fallimentare dei Figurella. Ricordiamoci, sono falliti Figurella solo quelli di Milano, quindi noi abbiamo rilevato questi due negozi e siamo felicissimi di poter dare i trattamenti a chi magari poverina si è trovata
una brutta esperienza, ma da noi c'è una deontologia pazzesca, quindi noi siamo pronti a dare il triplo di quello che altri non hanno mai dato. Infatti, tanta gente è stata in altri centri e non ha mai ottenuto nulla. Lorena, siamo quasi in chiusura. Ricordiamo che tu dici spesso il tuo motto, che poi è il titolo del tuo libro, Siamo grassi nel cervello. Sì, che consiglio davvero di acquistarlo nel nostro sito viveresnella.it o su Amazon, e lì potrete davvero avere un sunto di che cos'è il problema dell'intestino quando non riesco a dimagrire. Capirete come abbiamo salvato Luca Cuscito, che lo vediamo nelle foto, un ragazzo invalido al 100%, 120 kg su un'altezza di 1,45 m, così. Si vede la differenza se entrate sul sito di lui e dei suoi coetanei, una madre che ha preso in mano questo tesserino e ha detto proviamoci. Luca dall'età dei 4 anni fino ai 14-15 è stato in 6 ospedali, ha fatto interventi, ricoveri, non ne veniva a capo. È venuto da noi in un anno, gli abbiamo ridato un figlio che oggi studia da cuoco. Sono oltre 4 anni che mantiene il peso e su YouTube ha avuto una visualizzazione di oltre 1,5 milioni di persone. Quindi iscrivetevi alla nostra pagina viveresnella.it, sappiate che è la seconda pagina in Lombardia più vista dopo quella di Veronese, quindi abbiamo un sacco di consigli, le dottoresse vi danno un sacco di informazioni e datemi retta. In 5 giorni potreste perdere dai 2 ai 4 kg e in 20 giorni una taglia, quindi fatelo. Se venite da lontano potremo seguirvi comunque, ci possono inviare gli esami del sangue, le nostre nutrizioniste vi fanno lo studio metabolico online e soprattutto vi aiutano psicologicamente, che è come dico nel libro, siamo grassi nel cervello, quindi prima di tutto dobbiamo fargli dimagrire il cervello. Benissimo Lorena, siamo giunti al termine di questa puntata, vi ringrazio appunto per essere Ringraziamo stati noi, con noi, grazie ringrazio voi per averci seguiti, alla prossima puntata, arrivederci, grazie. a voi. Grazie.